Buon salve, miei giovani Padawan, bentornati su Master Duel. Oggi, come sicuramente avrete letto dal titolo, andremo a vedere il Runic. Anzi, per essere più precisi, andremo a vedere la variante del deck Naturia Runic. Lo specifico perché il Runic può letteralmente agganciarsi a una vagonata e mezzo di mazzi diversi e portarli tutti a livelli alti, perché in qualsiasi caso, a priori di come giocate il Runic, funziona sempre, anche perché il 90% del mazzo rimarrà uguale, quindi che lo vogliate oppure no, il Runic è sempre là, in alto, in vetta, ed è anche facile da utilizzare, infatti è molto odiato come deck. Ve lo dico chiaro e tondo, da quando è uscito a oggi, a priori di come il meta sia girato, di quello che sia stato aggiunto, di come si sia modificato, se voi andate sul sito ufficiale di Master Duel, vedrete che in Master 1 ci sarà sempre almeno un Naturia Runic, un Runic Bestial, uno Sprite, uno... adesso c'è l'Ice Barrier, ce ne sono tantissimi, perché questo mazzo è estremamente flessibile e funziona più o meno con tutto. Comunque prendo la palla al balzo per portarvi questa deck profile, anche perché in questo preciso momento nello shop è uscita una busta, eccola qua, dedicata al Runic e anche al Generider, ma quello non ci interessa. Qua abbiamo la nostra carta terreno, quella più importante per la logica Runic, che purtroppo è a 1. Ve lo dico chiaro e tondo, nonostante sia uscito SP, la ninja che può rimuovere una carta dal campo e quindi questa logica potrebbe vacillare, diciamo che comunque è qualcosa di grosso, a voi interessa poco. Qua abbiamo il boss monster dei Runic, la carta più utile, e se non ricordo male la bustina contiene anche tutte le altre. Sì, esatto, c'è anche l'altra fusione ultra, questa è molto importante per negare gli effetti. Io personalmente non la gioco, ma la dovrei mettere in uno per nel mazzo, perché va a counterare giusto appunto la ninja. Se leggete dall'effetto, quando un avversario usa un effetto e bersaglia una magia Runic, voi potete bandire questa carta, negare l'effetto e distruggere la carta, quindi sarebbe perfetta per questa cosa. In più abbiamo tutte le altre, qua c'è la magia Runic che vi fa andare a prendere altre carte Runic dal mazzo. Come vedete, l'effetto di tutte le magie Runic secondario è: evoca un mostro Runic fusione dall'extra deck sulla sezione dei mostri evocati specialmente, di due sopra. Quindi ricordatevi questo piccolo punto legato a questo mazzo, perché è molto importante. Comunque ci sono tutte, abbiamo tutte le magie del Runic, anche perché, ripeto, la maggior parte della struttura del deck è sempre la stessa, bene o male. Quindi, detto tutto questo, spero di non avervi fatto perdere troppo tempo con questa introduzione, ma ve la volevo dire perché è il momento giusto se volete fare effettivamente questo mazzo. Direi di andare a vedere le carte. Ok, eccoci qua, questo è il mio Naturic, Naturia Runic. Voglio partire aprendo e chiudendo una gigantesca parentesi, e spero che nessuno si offenda, ma secondo me la versione Naturia è la migliore del Runic, non tanto per forza quanto per logica e per stabilità, perché voi utilizzate le carte del Naturia solo per andare ad accentuare la logica che già di base ha il Runic, quindi counterare completamente le giocate del vostro avversario e bloccarlo sul campo, quindi fare in modo che lui semplicemente non possa giocare. Ricordo che tutte le magie del Runic, come effetto secondario alla loro attivazione, hanno che il vostro avversario deve macinare carte dalla cima del mazzo alla zona carte bandite, quindi tutto quello che andrete ad attivare sarà volto a devastare le logiche del mazzo avversario, in quanto andrete a togliergli risorse. È per quello che dico che secondo me la parte Naturia va molto bene, perché noi abbiamo il nostro motore, mettiamola così, il nostro scarafaggio a una stella che, se sacrificato una volta che evocate in campo, potete evocare un'altra Naturia dal mazzo. Se l'avversario ha un mostro con attacco superiore, ne potete evocare due. In più, se questa carta viene utilizzata quando fate una sincro Naturia, anzi semplicemente quando è al cimitero e evocate una sincro Naturia, la potete rievocare. Infatti fate la combo giocando lui, andando a mettere in campo la costo 4, che non solo è un tuner, ma attivato il suo effetto vi fa scartare una carta dal mazzo
si scarta la trappola, che si attiva il suo effetto, che vi fa prendere in mano la magia, che vi fa rievocare specialmente una turia, quindi andiamo ad avere in campo nuovamente lo scarafaggio per fare solitamente la costo 5 dei naturia che countera le magie, e una volta evocata questa abbiamo nuovamente la costo 1 in campo da poter poi riattivare anche nel turno avversario. Sì, la combo è un po' particolare, però non la andiamo a vedere perché è estremamente semplice, cioè è molto basilare. In più, la 4 stelle, ogni volta che voi attivate l'effetto di un Naturia non dovete andare a scartare le carte dal campo, ma per un'attivazione vi macina delle carte dalla cima del mazzo, che a voi non interessa, perché è molto semplice. La carta terreno dei Runic ha un effetto molto particolare: quando voi utilizzate le magie Runic potete andare a prendere fino a 3 magie rapide Runic dal cimitero, rimetterle nel mazzo e pescare per tot carte che avete rimesso dentro. Quindi se vi macinate delle magie le riprendete, in poche parole continuate a fare un più 3 ogni volta che usate 3 carte a ogni giro del mazzo, sia vostro che avversario. Quindi tecnicamente parlando avete un riciclo di carte devastante. In più, se questo non bastasse, abbiamo la 1 per del mostro dei Naturia che countera gli effetti dei mostri. Con questo in campo e la costo 4, noi andiamo ad avere due negazioni di mostro più tutto quello che offre il Runic. Considerate che il Runic ha negazioni di mostro, negazioni di magie trappole, distruzioni, cioè c'ha di tutto, perché ogni carta ha un effetto diverso e ogni carta è molto particolare. Infatti, ripeto, uno dei difetti di questo mazzo è che dovete conoscere il meta, se no non ci potete fare niente. Nelle clip vedrete che ho Nibiru, perché personalmente parlando io prima a questo mazzo lo giocavo con 43 carte e avevo 3 Nibiru in più. Realisticamente parlando potreste metterci 3 impermanenze, potreste giocarlo esattamente così come lo vedete, però non è che vi faccia tutta questa differenza. Più che altro la cosa importante è che abbiate 3 Mach C per forza e i 3 sconti da mi pare. Queste sono la cosa più importante che dovete avere. E poi vabbè, c'è l'extra deck, lì dipende molto come lo volete giocare. Abbiamo la fusione in 2 per, in teoria abbiamo la 2 per della carta che ci fa andare a recuperare, volendo, la carta terreno dal cimitero. Io questa una la toglierei e ci metterei l'altra fusione, quella ultra, per proteggere la carta terreno, perché sì, anche questa può proteggere la carta terreno, ma l'altra nega proprio l'effetto. Questa invece è una cosa un po' diversa, e se entra la nostra simpaticissima ninja SP non può proteggerla dal suo effetto. È vero che con tutto quello che abbiamo questa entra e esplode appena entra e non attiva neanche l'effetto, però diciamo che non è proprio il massimo rischiare. Abbiamo l'altra fusione dei Runic, molto importante, molto carina, più che altro per andare a rompere le palle al nostro avversario e per generare segnalini in campo che possiamo andare a utilizzare per poter fare magari qualche sincro, qualche link o comunque carte X, dando una mano. Abbiamo la nostra sincro che ci fa pescare uno, che è presente anche nell'Ice Barrier, tanta roba. Abbiamo questa sincro molto 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 simpatica che ha 3 effetti diversi, perché come vedete in base alla combinazione di mostro normale e tuner con cui la evocate avrà un effetto diverso. Solitamente noi facciamo 4 e 2 perché fondiamo, anzi sincro evochiamo la 2 stelle più la 4 stelle dei Naturia per evocare quella, e poi come vedete abbiamo un sacco di carte un po' particolari. Abbiamo l'Arpia Synchro, molto forte, perché se attivate una carta magia nel turno dell'avversario andate a spaccare uno, che tanta roba. Abbiamo la carta dell'Ice Barrier, che tutti conosciamo, quella che rimuove uno da campo, uno da mano e uno da cimitero, che comunque male non fa. Abbiamo il nostro Barone, che si evoca in un nanosecondo, come vedrete dalle clip. Abbiamo il nostro grande e grosso spadaccino che fa un 3,5 di danni, considerando che si potenzia con le carte rimosse, quindi voi potete immaginare solamente quanto arriverà di danno quando sarà in campo. In più, quando attivate le carte dei Runic, andate a rimuovere le carte dalla cima del mazzo, si attiva il suo effetto, quindi voi potrete andare a rimuovere altra roba sia sul campo che nel cimitero, quindi tanta roba. In più non può essere distrutto direttamente perché vi basta rimuovere una carta dal cimitero e si salva. Tanta roba. E poi abbiamo le solite carte per andare a counterare vari effetti particolari. Poi abbiamo la Xyz del momento,
e la ninja. In realtà l'extra deck magari lo potete modificare leggermente, ci potete mettere la 4 stelle Xyz, quella che quando è in campo mette tutti i mostri in difesa, gli toglie gli effetti, ma vedete voi, lì poi dipende molto dal vostro stile di gioco. Ma direi che vi ho tenuto anche fin troppo con le spiegazioni di questo mazzo e direi di andare a vedere le varie clip. Allora, direi di partire con il replay migliore. Siamo contro uno Yubel. Questo specifico duello sarà lungo, vi farà vedere molte delle combo del mazzo. Vedremo come arrivare a un punto in cui si finiscono le risorse del proprio avversario e quasi anche le nostre. Abbiamo Nibiru, come dicevo prima, probabilmente li andrò a riaggiungere il 3 per in più proprio, perché comunque 43 carte non vi cambiano la vita. Siamo partiti male entrambi e solitamente, lo dico chiaro e tondo, la gente quando vede il runic si arrende, punto. Quindi godetevi questo replay perché gli altri saranno cortissimi. Qua abbiamo la combo base, abbiamo lo scarafaggio dei Naturia, facciamo la combo, abbiamo 4 stelle e andiamo avanti. Qui io speravo che il mio avversario mi attivasse, che ne so, un Mach-C, una Blossom, per attivare la nostra cara carta magia tattica triple e andare a pescare due, quindi magari andare a recuperare qualche altra magia runic, cosa che però non è successa. Qui giochiamo la nostra grande grossa carta, buttiamo via Nibiru perché comunque... Ok, prendiamo la carta terreno e amen. Qua non mi sono detto, dai, facciamo la 6 stelle, peschiamo uno e preghiamo di prendere una magia di runic. E l'ho presa. Quindi tanta roba. Ho rievocato il 4 stelle e ho fatto il barone. Ho detto, almeno abbiamo una negazione in campo. Attiviamo la magia. Evochiamo il nostro... grande grosso mostro cavalloso che ci evoca i segnalini quando tocca l'avversario. In più la cosa bastarda di questo mostro è che può rimuovere se stesso e un mostro avversario un po' come il drago fotonico e quindi dar fastidio alle varie combinazioni che è andata a fare. In più, come ho detto, mette giù un segnalino che non fa mai male perché vi può servire in varie tipologie di occasioni. Qua cicliamo le carte, abbiamo fortuna, abbiamo altre due magie runiche, quindi quando toccherà lui potremo ripetere questa cosa. Ah, piccola questione che non ho specificato: quando andate ad attivare le magie runiche saltate la prossima battle phase. Quindi ricordatevi questa cosa, è per quello che secondo me la parte Naturia è la migliore a livello di sinergia. Perché comunque voi fate poche battle phase. Evochiamo il segnalino, attiviamo Mach-C e l'avversario ci nega il campo. Però noi andiamo di magie, quindi ci frega relativamente poco. Lui comincia a fare tutte le sue magie. E le sue magie, le sue varie attivazioni. Qua gli facciamo esplodere il mostro all'istante. E lui fa la super poli. Cosa abbastanza fastidiosa. Anche perché io non pensavo che potesse fare una cosa del genere. Quindi andare a fare questa fusione utilizzando tutti i mostri in campo. Perché sì, quella fusione lì si può fare in un modo un po' particolare. Però in nostro soccorso è arrivato il buon vecchio Nibiru. Qua ovviamente lui ha fatto un'evocazione, quindi vado ad attivare l'effetto dello scarafaggio e poi vado ad attivare la carta runic per eliminargli, se non ricordo male, la carta magia, esatto, che ha appena settato, e poi attivo anche l'altra, così andiamo a ciclare altre tre carte runic, tanto per cambiare. Ecco qua il nostro mostrino, via quella, abbiamo rimosso un botto di roba, evochiamo. Lui attiva l'effetto e noi attiviamo la carta terreno e andiamo a ciclare 3. E in più attiviamo anche l'effetto dello scarafaggio per evocare la 4 stelle. Dello scarafaun. Via 3. Ecco 3. Abbiamo preso la magia dei runic che ci fa andare a prendere una qualsiasi carta runic. Ottima, perché si va a prendere quella che countera gli effetti o che distrugge i mostri evocati specialmente. Esatto, questa. Attiviamo come sempre l'effetto... della carta di scartare, prendere... Qua mi sbaglio, perché mi ero dimenticato che la carta fosse immune dagli effetti, infatti ho buttato via l'attivazione di una runic. E vabbè, può succedere. E lui qua farà l'errore di continuare a evocare. Io ne ho pescata un'altra, intanto. Lui mi va a negare l'effetto di una carta che io volevo che mi negasse, perché ho detto, ok, fa un'altra evocazione e uso Nibiru. Mi tolgo la carta dal terreno, fine dei giochi. E infatti... arriva a 5 Nibiru.
Questo è stato molto utile per levargli quella maledetta fusione che sennò non avrei potuto uccidere in nessun modo. Intanto lui continua a fare attivazioni illegalmente, senza badare al fatto che io ho attivato Mark C. Infatti gli sto continuando a macinare carte. Qua gli vado a buttare giù una vagonata di carte. Questa butta giù una carta, se non mi ricordo male, per ognuna che l'avversario ha in campo. E infatti, quindi sono ben 5 carte che se ne vanno. Eccola! Qui io ho fatto un errore. Se avessi avuto nel mazzo la runic che vi dicevo, l'avrei potuto evocare, non in questo frangente perché avevo solo questa magia che avevo già utilizzato, quindi non potevo riattivarla. Ma se avessi avuto la fusione che vi dicevo prima, lui attivava l'effetto, io in catena attivavo la magia runic, evocavo il mostro che si posizionava lì, si attivava il suo effetto bersagliava la carta magia, si attivava in catena quello della carta runic e gli negavo l'effetto, perché può essere una catena attivata dopo. Infatti questa cosa mi ha danneggiato, solo che lui ha finito le risorse, ha letteralmente giocato tutto, quindi è il mio turno, posso fare quello che voglio, ho tantissime magie runic in mano, gli esplodo la ninja, intanto gli faccio macinare una vagonata di carte. Ormai l'avversario ha finito letteralmente qualsiasi tipo di risorsa. E qua si riparte. Perché letteralmente ho tutto. Lui mi nega lo scarafaggio. Però ci sta. Io in mano ho questa simpaticissima carta. Quindi tanta roba. Attivo Mac C perché lui va a fare un'evocazione speciale. Olè, ci pesca uno. Non mi ricordo se gli prendo Nibiru o pesco 2. Qua andiamo a fare tutti i vari effetti. Non mi ricordo che evocavo. Ah no, ho pescato 2. Ok. Vi altre 3 carte. Qua sincro 8. L'arpia. Esatto. Attiviamo gli effetti. Effetto dell'arpia. Rievochiamo. E giustamente, avendo attivato tutte le carte del runic, non posso fare altro, perché purtroppo non posso fare la battle phase. Lui attiva una carta, però c'è la mia arpia, quindi attivo il suo effetto. Spacco il Nibiru, perché lei fa tornare le carte in mano, se non ricordo male. Quindi sparisce, semplicemente. Lui gioca da terreno. Gli è rimasto un maledettissimo bocciolo e ha 7 carte nel mazzo. Quindi non ne ha 1000, ne ha 7. E qua cosa faccio io? A parte che ho fatto un errore. Ho attivato l'effetto dello scarafaggio, l'ho revocato, e poi ho attivato il suo effetto. Il difetto è che non avrei dovuto utilizzare l'effetto di lei per fare in maniera che il suo effetto diventi di scartare le carte dalla cima del deck. Mi sono mangiato una negazione di mostro gratis, però è cambiato poco il risultato, perché gioco il nostro simpatico fiorellino e abbiamo una negazione che andrà sul suo bocciolo, e dato che ha 7 carte nel deck non è che possa fare molto, mettiamola così. Letteralmente ha finito le risorse e infatti si arrende. Qui ho fatto un piccolo errore, avrebbe magari potuto andare avanti, ma con, ripeto, con 7 carte nel deck direi che poteva fare poco. E direi di passare al prossimo. Siamo contro, se non mi ricordo male, il mazzo Umi, cioè il mazzo dedicato all'elemento dell'acqua, quello che fa tutte le evocazioni, blocca tutte le varie cose. Non mi ricordo assolutamente come sia andato questo replay, però se l'ho salvato vuol dire che comunque non è stata una cosa così tragica. Come vedete mi è girato non bene di più il mazzo. Qua io mi aspettavo che lui attivasse qualcosa, sempre per la logica di pescare 2, però non lo fa, quindi io tiro dritto come se non ci fosse un domani, attivo un po' di carte per poter ciclare, così almeno pesco qualcosa di potenzialmente utile. Infatti ho pescato 2 volte la magia dei runic, tanta roba.
veramente tanta roba, perché posso giocare Fiorellino e avere già altre negazioni in campo. Qua ho preso la magia di Runica, che mi fa andare a prendere un'altra magia che attiverò nel suo turno, ovviamente. Il nostro Baronzo. E si passa. Perché tanto io nel suo turno posso attivare quella, giustamente, andare a prendere un'altra carta dei Runic, macinargli un po' di carte. Una bella Blossom se n'è andata così. Lui attiva scontro ad armi pari, ma io c'ho il coso, il nostro Baronzo, che ci butta via senza troppi mai perché la carta l'ha annullata. Io qua attivo la Runic per negargli l'effetto. Via. E intanto, no, aspetta, che mazzo è quello che dicevo, questo qui? Sì, è il mazzo dell'acqua. Ho attivato l'effetto della carta terreno e ho recuperato due carte. Sì, come potete notare, molto spesso sconto da mi pari mi viene in mano quando non serve a una mazza. Lui qua giustamente inizia a attivare cose. Io attivo la mia carta. Ecco qui. Io ho attivato questa carta, che è quella che spacca magie trappola sulla sua richiamato dalla tomba. Il difetto è questo. Lui l'ha attivata e la va a attivare sul Runic. Io ho fatto un errore, perché adesso attiverò questa carta e la andrò a evocare. Però non serve a niente, perché essendo il suo effetto negato non potrò proteggere la carta terreno solo perché l'ho fatto prima. Qui ho fatto un piccolo misplay, come si suol dire. E comunque si attiveranno entrambe, quindi andrò a macinargli altre carte. Diciamo che qua ho sbagliato, e anche in questo caso, se avessi avuto l'altra carta dei Runic sarebbe stato meglio, perché avrei avuto un'altra tipologia di protezione per la carta terreno e magari, perché adesso questa è negata, quindi se lui mi bersaglia questa si spacca, punto. Abbiamo abbastanza fortuna, andiamo a pescare l'altra magia dei Runic che ci fa andare a prendere le carte. Infatti continuiamo a macinargli roba come se non ci fosse un domani. Qua io gli attacco volontariamente questa carta perché sapevo che per proteggerla avrebbe dovuto scartare il mostro. Come vedete sto cercando di macinargli più risorse possibili e lasciarlo scoperto il più possibile. Qua noi andiamo continuamente ad attivare roba per danneggiarlo. Lui deve continuamente tirar via il mostro, se no non può fare altro. Intanto macina carte dalla cima del deck. E infatti si arrende, perché dopo un po' si rende conto che non può fare nulla. Prossimo. Terzo replay, siamo contro un mazzo particolare, perché non mi ricordo esattamente come si chiama. È un Kashtira, ma delle carte che non ricordo. Cioè, l'ho vista raramente. Ovviamente lui parte come tutti i Kashtira, perché se no non potrebbe mai essere tale. Partiamo di turno 2, per una volta. Vi velocizzo. Ah, eccola lì. Sono delle carte. No, non è questo. Ah, no, no, ha preso la magia. Ok, ok, ok. No, forse però mi dice. No, ok. Eccole qua. Queste qua, che sono gli Spaventa Artiglio. Ah, sì, quelli che hanno la link e la fusione forte. Me ne ho completamente dimenticato. È un mazzo che si vede rarissimamente. Solitamente si usa solo la combo con la, giusto appunto, con la link questa, che è forte, quello che volete, però. Cioè, ormai non si vede raramente. Velocizziamo, perché sennò qui ci mettiamo 30 anni, lui comincia a fare tutte le sue combo. Ah, ecco che mazzo è, me ne ero dimenticato. Ecco, questo mostro qua mi piace tantissimo. Io se potessi ci farei un mazzo, questo è veramente forte. È uno Spaventa Artiglio questo mazzo. Non me lo ricordavo, perché io lo guardo in inglese che è Scarecrow e mi ero dimenticato. Questo mostro è quello fortissimo che mette tutti gli altri in difesa e fa un treno di danni. So che è forte, arriva spesso in Master. Però a noi dei mostri in difesa ce ne sbatte poco, come ce ne sbatte poco del Mach C. Noi attiviamo carte su carte a manetta, tanto chi se ne frega. Abbiamo 5 magia dei Runic. Olè.
rimuove, si spacca, si attiva, cata terreno, si pesca due e si va avanti con le combo. Tanto perché abbiamo abbastanza, ha avuto abbastanza fortuna e gli spacco la carta dietro, così gli posso eliminare il mostro appena passo. Vabbè, la sfiga è sempre dietro l'angolo, doppio Nibiru e doppio sconto d'armi pari. Qua fortunatamente avevo talmente tanta roba di runic che mi basta attivare una carta per ciclarne ancora tre e quindi comunque recupero senza troppi problemi. Che brutta mano comunque. Vorrei far notare che, ok, lui si è arreso. Abbiamo visto due Nibiru e tre scontro ad armi pari. Quanto può essere sfigata una mano del genere, anche se ho vinto. Ok, ultimo replay di oggi, anche perché dopo diventa noioso guardare questo mazzo, perché è comunque molto ripetitivo. Contro un altro Jubel, ho controllato, ho salvato 6 replay, 4 sono contro Jubel, quindi posso farci poco. Almeno questo è un po' diverso, partiamo in secondo turno e in mano abbiamo uno scontro ad armi pari. Almeno potremmo utilizzarlo per quello che è stato creato. Io attivo Mach-C così, e voi direte, perché l'hai fatto? Perché il mazzo Jubel può giocare alla fusione all'istante, quella che nega, e quindi volevo evitare, così tanto lui ha buttato via una Blossom. Velocizziamo, perché adesso lui, essendo uno Jubel, farà 1800 giocate. Ah, badate bene al fatto che ha speso 4000 life point per fare la partenza. Qui, ripeto, è uno Jubel, quindi adesso fa tutte le giocate, le varie cose. Devo ancora capire la logica di alcune delle percentuali che appaiono là in alto, quelle delle carte, dell'utilizzo, della tipologia di impatto. Questo comunque, come vedete, è uno di quegli Jubel super mega pesi che fa tutte le combo, anche se mi sa che, se non ricordo male, non arriva fino in fondo. E infatti, lui ha giocato a Pollosa, che mi sono detto, ok, di solito gli Jubel non lo giocano, fanno tutta la combo particolare con le Link e con i vari demoni, ma ho detto ok. Qua giustamente fa 2000 attivazioni. Eccola qua, la Link, una fastidiosissima, con la carta trappola annessa, che rompe le scatole a tutti. End phase. Lui fa tutto quello che deve fare, mille evocazioni. Tocca a me. Ma in phase 1, battle phase, sconto d'armi pari. Carta magia, ciao. E lui ha finito le risorse. Ovvio, può comunque fare qualcosina, ma non è che possa durare molto di più questo scontro. Io posso letteralmente fare tutto, perché ho sia le carte del runic che la cosa. Velocizziamo, carta terreno, scarafaggio, evochiamo, facciamo tutta la combo. Peschiamo uno e giochiamo il nostro baronzo. Oltretutto pure pescato un'altra magia runic, così dopo quando tocca a lui vado a ciclare, tanto per non essere in tema fortuna sfortuna. Qua lui può fare ben poco, intanto faccio tutto quello che voglio. Ho anche avuto fortuna perché ho trovato la magia runic e mi fa andare a prendere una carta runica mia scelta. Via carta terreno. E qua l'avversario purtroppo fa poco. Cioè io letteralmente l'ho bloccato tutto. Negato. E qua giustamente si arrende. Gli ho letteralmente bloccato tutto. Direi che la possiamo chiudere qui. Penso abbiate capito come funziona questo mazzo, perché la gente lo odia. Letteralmente è concepito per counterare qualsiasi cosa e gira anche senza troppi problemi. Ripeto quello che ho detto all'inizio, per me la variante Naturia è la migliore, soprattutto per la logica di efficienza con cui gira, quindi è difficile che vi blocchiate la mano. E volendo potreste pensare di farlo e utilizzarlo in una delle tante varianti, anche la Sprite, la Bestial, l'Ice Barrier, la Kashtira, ce ne sono tante di varianti di questo mazzo. C'è anche lo Stunic, il mazzo Stun
Runic, anche se non mi garba troppo, l'ho provato e non mi ci sono trovato molto bene. Se volete, nei commenti potete scrivermi se vi piacerebbe vedere la variante Ice Barrier, dato che io ho il Runic, ho l'Ice Barrier, ci metto 2 secondi a unirli e montare il mazzo. Non mi piace molto come idea, io preferisco l'Ice Barrier puro, però tecnicamente parlando la versione Runic è più forte. Per quanto la cosa non mi piaccia, ci sono molte più varianti di deck Runic Ice Barrier che Ice Barrier base a Master 1 di quello che uno potrebbe pensare. Questo comunque è il mazzo, spero di essermi spiegato bene, spero di avervi dato spunto per utilizzare questa tipologia di deck. Qui dal vostro maestro Obi-Wan per Obi è tutto, come sempre che la forza sia con voi, ci vediamo al prossimo video.